from heaven. Maybe using me a second. I feel the love and I wonder how. You kiss me in the party. You make me feel like crazy. Oh baby, I'm not in a dream. I see the sunlight shining on your shoulder. Now you told me we should make it slower. Baby, baby, I don't wanna be over. I just wanna stay for longer. Baby, baby, I don't wanna be over. I just wanna say I can't wait for any longer. Maybe you come from heaven. Maybe using me a second. I feel the love and I wonder how. You kiss me in the party. You make me feel like crazy. Oh baby, I'm not in a dream. Baby, baby, I don't wanna be over. I just wanna stay for longer. Baby, baby, I don't wanna be over. I just wanna say I can't wait for any longer. In Madagascar il reddito pro capite è di 1.400 dollari all'anno. Il 50% della popolazione vive sotto la soglia di povertà. La metà della popolazione non ha accesso sicuro al cibo. Il tasso di malnutrizione infantile in Madagascar è superiore al 50%. Nonostante l'agricoltura sia la principale attività economica, gli impianti di irrigazione sono scarsi. Nel sud del paese, infatti, non piove da più di 4 anni e quindi l'agricoltura non produce le risorse alimentari sufficienti alla nutrizione della popolazione. Quando si parla di malnutrizione, occorre distinguere la malnutrizione cronica, acuta e il sovrappeso. Nel mondo oltre 200 milioni di bambini soffrono di qualche tipo di malnutrizione. 151 milioni soffrono di malnutrizione cronica. 50 milioni soffrono di malnutrizione acuta, mentre 38 milioni soffrono di sovrappeso. La malnutrizione cronica è causata dalla carenza dei nutrienti di base nei primi 1000 giorni di vita. La malnutrizione acuta è il risultato di una perdita di peso e incapacità di riacquisirlo. Il sovrappeso è causato da un alto rapporto tra peso e altezza, da non adeguati livelli di attività fisica e dal consumo eccessivo di cibi con alto apporto calorico. Il cibo spazzatura è quello che fornisce un elevato apporto di calorie ed è privo di proteine, vitamine e minerali. I cibi spazzatura, se consumati spesso, possono provocare gravi danni alla salute, come l'obesità e il diabete. I cibi spazzatura più dannosi sono gli hamburger, le patatine fritte e in busta, gli hot dog, le merendine e le bibite ricche di zuccheri. I consumatori abituali di cibo spazzatura di solito hanno una struttura grossa a causa del grasso accumulato, a differenza degli atleti. Azioni contro la fame è un'organizzazione umanitaria fondata nel 1979. Si occupa di portare acqua pulita, cibo e sicurezza a bambini e mamme malnutriti. Nel 1993 è stata testata la prima formula di latte terapeutico, ora usata per curare la malnutrizione acuta nei bambini. Qualche anno successivo è stato inventato un altro cibo terapeutico, molto particolare poiché è ricco di carboidrati e pieno di vitamine e sali minerali. Una confezione costa 25 centesimi, preso due volte al giorno per 4-8 settimane, mettiamo in salute un bimbo malnutrito. FFI, ad ottobre ha iniziato ad inviare cibo per circa 320.000 persone. Prevede anche di raggiungere ben 891.000 persone fino a giugno. E verranno anche implementati dei programmi di alimentazione scolastica di emergenza. Kelang è un'associazione che rende la scuola a portata dei bambini e in questa associazione include anche di costruire infrastrutture per poter rifornire di acqua potabile. La Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza prevede che all'articolo 24 tutti i bambini e le bambine godano del miglior stato di salute possibile.